Sapete, Antares, noi stiamo osservando e mappando il settore dell'aerospace dal 2016 e riteniamo che non ci sia, diciamo così, settore più vicino oggi anche a quello che è il futuro della manifattura di questo paese, soprattutto del nord-est. Questo perché chiaramente oltre al ritmo di crescita dell'aerospace a livello globale e delle implicazioni chiaramente importanti per quello che sarà, diciamo così, anche l'espansione della space economy, c'è un tema di grande vicinanza con quella che è la capacità della manifattura del Nord-Est di crescere diversificandosi attraverso quelli che sono gli elementi di innovazione che l'ambito aerospaziale può portare. Parliamo soprattutto di quei segmenti di avionica, di aeronautica, che pescano proprio, diciamo così, dall'evoluzione di filiere consolidate del Nord-Est, come ad esempio l'automotive, che infatti ha delle imprese importanti nel Nord-Est che si sono evolute dentro l'aerospace, partendo proprio da certificazioni avanzate di materiali speciali o di lavorazioni, ad esempio per satelliti, proprio a partire da lavorazioni su ambiti come l'automotive. O immaginarsi anche evoluzioni particolari di prodotti, anche molto di nicchia, della nostra manifattura meccatronica, come le viti critiche, che sono momenti e sono prodotti essenziali oggi per la produzione, ad esempio, anche nei satelliti, che nascono appunto da filiere manifatturiere ben consolidate e che sono un po', se volete, l'evoluzione di quei prodotti smart, piattaforma, come ci piace chiamarli, che hanno e avranno nell'aerospace appunto una loro evoluzione naturale. Quindi questo per sintetizzare, il 16 è un momento importante a livello nazionale, ma lo è anche di più per l'appuntamento che Fondazione Nord-Est ha deciso di tenere a battesimo, soprattutto per questo tema di come l'aerospace, la space economy, sia anche un futuro per la manifattura dei nostri territori e come rappresenti una diversificazione importante di valore di quello che potrà essere la crescita di molti settori, di molti prodotti nei prossimi anni.